Ciao a tutti, sono Maurizio Pulimeni, autore di Biondino di Parigi. Niente, sono di Reggio Calabria, sono un dipendente di Intesa San Paolo. Innanzitutto mi aspettavo di essere in una città come Roma o Milano, invece sono qui in campagna, in un posto bellissimo, in mezzo a tanti amici. Niente, ci stiamo confrontando, è un bellissimo momento di arricchimento. Non mi aspettavo che ci si potesse coinvolgere anche per quanto riguarda le scelte, del casting, delle location, delle scene, del film. Non pensavo che se ne discutesse davanti a noi, cioè, invece è una cosa bellissima anche sentire il nostro parere, insomma, poter partecipare. Non me l'aspettavo assolutamente. A parte che l'organizzazione mi sembra perfetta, cioè, tutti molto professionali. Pensavo che fosse molto più formale la cosa, più distaccata. Invece siamo come in una famiglia, ognuno dice la sua, me compreso che sono l'ultima ruota del carro. Poi non mi aspettavo un rapporto così intimo, amichevole con produttori, sceneggiatori, operatori, di tutto, quindi non mi aspettavo un rapporto alla pari, ecco, questo per me è una cosa fondamentale, è un po' quello che ho trovato nel blog, per me è fondamentale anche il dopo scrittura, cioè il rapporto con le altre persone sul blog, con le discussioni, il confronto, è una cosa importantissima, il confronto con gli altri è fondamentale. Quando scrivi non immagini che poi quello che scrivi possa diventare un film. Immagini un po' la storia, ma non pensi che poi possa diventare, quindi è una cosa inimmaginabile, bellissima. Diciamo che ti aspetti, magari quando tu immagini una storia, ti aspetti un'ambientazione, dei personaggi, quindi ti affezioni anche poi a quella storia, quindi vederla un po' cambiata può darti qualche problema, ma bisogna accettarlo, è normale. Chiaramente il più grande desiderio è quello di vedere la realizzazione del film, quindi assistere alle prove, alle scene, cioè essere proprio sul posto, al momento della realizzazione. Però vediamo se sarà possibile, altrimenti va bene lo stesso. Progetti futuri sicuramente tenterò ancora, insomma, ho già qualche idea, ecco, qualche piccolo racconto è già in cantiere, però vediamo, ecco. Per i soggetti le sceneggiature è una cosa un po' più difficile, più impegnativa. Vedremo. Sì, può servire un racconto, ecco. Può darti consapevolezza, può servirti da stimolo, questo sì, ma dipende anche da come lo si legge, da come lo recepisci. Innanzitutto mi rendo conto che una cosa fondamentale per il racconto è il ricordo, la memoria. Io, per esempio, mi sono ispirato ad alcuni episodi della vita di mio padre, che mi ha sempre raccontato qualcosa, io ho sempre elaborato, ho messo da parte e poi magari ti vengono in mente al momento giusto. Quindi per me il ricordo è fondamentale, ecco. Allora, quando scrivo qualcosa, sicuramente la storia deve piacere a me, è una cosa fondamentale. Però nello stesso tempo quando scrivi devi anche cercare di capire quello che possono recepire gli altri, quindi è importante anche il messaggio che dai, come avevo detto prima. Quindi non è facile, cioè devi pensare a entrambe le cose, una cosa che piaccia a te e una cosa che possa piacere agli altri, che dia qualcosa in più, ecco. Io prediligo di più le storie semplici, ecco, io sono molto per la scrittura semplice, comprensibile, infatti quando scrivo qualcosa tendo sempre a semplificare al massimo le frasi, i periodi. Per me è fondamentale, cioè l'attenzione di chi legge non deve mai venire meno, ecco, quindi la semplicità innanzitutto. Una frase che mi ha sempre colpito è fondamentale per me, è una frase di una persona importante che non voglio neanche nominare. Comunque l'immaginazione è più importante della conoscenza, ecco, questo secondo me è il mio credo, cioè per me la fantasia, l'immaginazione è fondamentale. Voglio ringraziare l'organizzazione fondamentale per questo mio viaggio, quindi l'organizzazione di Perfiducia, la mia banca Intesa San Paolo, grande idea veramente, e soprattutto i miei seguaci, i miei amici, particolarmente Anna, Virginia e Pino Panzera. Ciao ai miei figli!